Lunedì 24 novembre, allora, abbiamo archiviato il 200° derby, ci siamo portati a casa la Coppa Davis e adesso siamo tutti ai nostri posti per una nuova settimana in compagnia di In Onda con voi. E io ho il piacere di dare il bentornata a Rosy da Fond Campisi, la nostra hairstylist. Ciao Rosy! Ciao Sara. Hai seguito gli avvenimenti sportivi del weekend? Figurati, come potevano. Poi ero a Piotta quando li seguivo, quindi da una parte col cuore un po' basso e dall'altra parte col cuore un po' più alto. Beh, è vero, dai. Alla fin fine, a parte che è stato un derby folle, pazzo, però diciamo che Federer ieri, Federer, appunto. Senti, Federer va bene così, lui è perfetto. Perfettissimo, non cambierei un capello. Senti carissima Rosy, ho qui un appunto, perché prima di vedere come tu e il tuo team avete trasformato, cambiato la nostra telespettatrice, ta-da! Cos'è comparso qui alle mie spalle? Comparso alle tue spalle una, ecco, Rosy di 15 giorni fa, no, 3 settimane fa. Ecco. Devo dire molto spenta. Senti cara Rosy, il cambiamento c'è stato, però spiegaci perché tu dici molto spenta. Ma ogni tanto le nostre, diciamo, lettrici, perché ci leggono anche sul nostro sito, ma anche telespettatrici ci scrivono: ah, ecco, cambiamento, ti abbiamo visto un po' giù, ti abbiamo visto un po' su, un po' di qua, un po' di là. Cosa importante, vedendo questa ripresa, che era un momento effettivamente che non ero al pieno della mia forma, dico: ecco, vedi Rosy, adesso devi incominciare a lavorare anche su te stessa. Ogni tanto ce ne dimentichiamo. Prima cosa, cambio capelli, taglio, colore. E poi far vedere con delle piccole cose, come un colore freddo, come io avevo 3 settimane fa. E tu parli del vestito? Esatto, sì. Anche del vestito. Un colore freddo che ho anche adesso, però dei tessuti, vestiti vecchi, vintage si dice, sì. Però dei tessuti come il velluto di oggi e un tessuto come quello che era di 3 settimane fa, possono ammorbidire una persona. In più, il taglio, guarda, solamente togliendo poca lunghezza, mettendo degli accorgimenti in alto per nascondere il mio grande profilo, che cerco sempre di evitare lottando con i nostri cameraman, gli occhiali, perché anche gli occhiali possono fare un contorno, addolcire a un certo momento, quindi non abbiate paura di portarli. La frangetta? Frangetta, ciuffo da parte, sì. Che una può veramente giocarci dentro. Dei punti luce, che quando parliamo di punti luce, tu non mi hai visto mai con dei punti luce sul viso, ciò significano orecchini. È vero. E ti danno proprio una sensazione di un'altra persona, perché la Rosy è qua, sono io, anche lei è la stessa Rosy, nello stesso studio, nello stesso periodo, perché la distanza di 3 settimane, certo, non cambia niente, però vedete con poco, ma anche fisicamente, come tu puoi cambiare. Cioè, quindi un tessuto, esatto, un colore diverso, degli occhiali che oltretutto non sono antiriflesso e si vede anche, ma però luce e ti dà la persona quel curato, l'essere un qualcosa di in più e non essere un normale, che non è che sono passata inosservata, ma semplicemente perché non andava proprio bene, perché era, certo, una cosa criticata anche dai miei clienti. Rosy, tu ti sei messa in discussione, ci hai messo la faccia. Certo. È vero che chi sceglie in questo caso di partecipare anche a Zoom Bellezza si deve mettere in discussione? Si mette in discussione, vediamo veramente subito il cambiamento che abbiamo fatto anche con questa, ecco, ragazza. Vediamo cosa è successo giovedì. Giovedì, giovane donna di 40 anni, mai osato fare dei cambiamenti così. Dobbiamo dire che la mamma era stata da noi cambiata, per questo che è venuta subito a... Il fratello l'ha iscritta, fai Noè, vedendo mia mamma anche mia sorella deve fare questo cambiamento. Un viso regolare come ce ne sono tanti, però spinto. Lei perché ha scelto quindi di accettare la proposta di suo fratello e venire da te a Minusio? Ma sicuramente per la curiosità, e poi non dimentichiamo, come dico sempre, fare un cambiamento è alla portata di tutti, però tante volte finanziariamente no, quindi
l'avere l'opportunità di farlo senza doverci pensare, vediamo sto mese, vediamo, ti dà quella spinta finale che ti porta anche ad accettarlo. Rosy, scusa, dici una cosa importante: partecipare a Zoom Bellezza significa certo mettersi in discussione e affidarsi ai nostri team di Arastalis, quindi con te e con Giovanni, evidentemente. E non costa un quattrino, ecco, è totalmente gratuito. Esatto. Quindi questo ti dà l'opportunità di vedere anche con dei colori, adesso stiamo rubando i colori, io dico all'autunno e l'inverno, importantissimo, rispettando sempre le persone. I colori freddi non sono sempre quello che noi immaginiamo, infatti vediamo su di me stessa cos'è un marrone, solo che con un tessuto di velluto un colore freddo diventa caldo e armonioso. Così è per la testa, così è per il maquillage, quindi i nostri capelli dobbiamo sempre un po' adeguarli, ma non solo adeguarli a quello che è la stagione, adeguarli a noi stessi e darci i colori che più fanno risplendere il viso. Quindi da lei veramente abbiamo cambiato totalmente il colore, abbiamo fatto delle mesh su di lei molto particolari usando del giallo, che quando tu dici oddio giallo che cos'è? Non è altro che dei colori caldi, dove non esiste il rosso ma esiste il giallo, e il giallo ti porta al ramato. Quindi non c'entra niente col biondo? È per quello che tu dici giallo? No, io dico giallo perché mettiamo del pigmento giallo, quindi non possiamo dire un biondo, è un pigmento giallo che si mette, pigmento puro, per dare luce e basta. Quindi il ramato e il cioccolato scuro che noi abbiamo fatto verrà illuminato. E quello che dico sempre, guardiamo un attimino quello che sono le persone per come ci arrivano. E di lei cosa hai notato? Ho notato una persona, devo dire, un po' spenta, un po' quasi che voleva essere un po' nascosta. Non voleva essere molto in primo piano. È stato carino perché poi nel pomeriggio, dopo che avevamo registrato, mia sorella si è recata in un negozio di Losone dove sta persona lavora, e essendo lì alla cassa, mia sorella non sapeva niente, premetto, dice: oh, ma come sta bene signora? Perché frequenta quel negozio, no, insomma, e quindi l'ha vista cambiata. E lei gli dice: sì, sono stata a Zumbellezza. Mia sorella non osava più dire niente perché sembrava quasi una cosa organizzata. No? Ecco, però l'importanza, anche qui abbiamo un attimino rispettato perché ha dei capelli molto pesanti e grassi, quindi il suo cuoio capelluto ha dovuto anche lì essere un attimino trattato perché avevamo anche un po' di piccole anomalie che poi andremo a approfondire dopo, e un bel maquillage e penso che è stata una trasformazione dolce, non aggressiva, ma che le ha permesso di uscire un po' da quell'angolino dove si era messa lei un po' così, da parte. Voleva starsene un po' all'ombra, però... Non osava, vedevi proprio una persona molto tranquilla, quieta, quasi fin troppo, ma perché? Proprio per vergogna, un senso di vergogna di apparire troppo. Beh, devo dire che però ha fatto un bel lavoro su se stessa anche caratterialmente, perché ha accettato comunque di partecipare ad un Bellezza, ha accettato le nostre telecamere e evidentemente di essere filmata anche in condizioni, lo sappiamo Rosy, quando noi veniamo da voi, quando ci lavate, quando ci mettete i colori, non è che siamo proprio tutti... Non siamo tutti, ecco, delle venere di Botticelli, però... Insomma, la situazione è quella che è, ecco, struccati e tutto il resto, quindi devo dire che in realtà ha tirato fuori una bella grinta questa ragazza, questa io signora. Penso che tantissime persone una volta che sono lì si accorgono che è una passeggiata, nel senso che è un momento di coccole e quindi ti entri in una fase di relax dove anche la telecamera non ti dice più oddio cosa sto facendo, oddio mi vergogno, no. Fa parte del normale, è come se ci fosse una lampada in più accesa. Ecco, abbiamo visto che Davide la sta truccando, immagino che lei non sia neanche abituata quindi a spendere grande tempo. No, lei diceva, io ho messo, ecco, qui un gesto dice, chi sono? Perché il trucco che non abbiamo voluto veramente indurire ulteriormente perché ha un viso molto particolare, un viso un po' squadrato, quindi si rischia un attimo di indurire se si va con troppo trucco. Però, vedi,
Hai già degli altri paragoni nell'ovale del viso. Sai che non me la ricordo più come era prima. No, infatti io, William, dobbiamo sempre guardare come era prima, perché ma com'è entrata, com'è arrivata. Dopo era prima. E però questa è finita. Una donna più giovane, se si vuole, dei suoi 40 anni, semplice, anche nel vestire abbiamo usato dei toni neutri perché volevamo mettere in evidenza. E qui vedi le mesh che abbiamo fatto, che vedi il giallo che non è un giallo canarino, ma è solo della luce. Vedi gli occhi che sorridono, vedi delle labbra naturali e un smussare gli angoli del viso. Cara Rosy, visto che io non me la ricordo assolutamente più, visto che c'è un ospite che ci ha raggiunte da questa parte dello studio, andiamo di là perché vogliamo vedere naturalmente il prima e dopo. E poi vogliamo parlare di problemi legati ai capelli, ma soprattutto capire se ci sono anche delle soluzioni. Per cui io do il benvenuto al dottor Stefano Gilardi. Grazie. Buonasera. Sera. Le è interessato questo cambiamento? Sono quasi un po' da donna, sì. Eh? No, ma non mi interessano alquanto, perché tutto quanto è stato qui mostrato penso che sia utile, in quanto aiuta a aumentare l'autostima. È vero. Di chi forse ha bisogno ogni tanto, quello che in francese si dice, un coup de pouce, una spinta. Certo, per fortuna che abbiamo loro. E forse il look è importante in questo caso, come è stato qui rappresentato. E perché no? Perché non ricorrere alle possibilità che ci sono oggi in questo campo di sfruttare un'immagine migliore? Ecco, questo io lo vedo molto positivo. Per rafforzare poi anche quella che è la personalità, quello che si dice l'essere belli dentro. Ecco, diciamo che il piacersi fuori aiuta anche poi a esprimere qualche cosa d'altro. È un tema di assoluta attualità. Pensando poi alla nostra popolazione che invecchia, questo tema va ripreso poi anche nella terza età. Perché noi dobbiamo pensare che inevitabilmente il calo degli ormoni, gli anni che passano, eccetera, non sono degli euforizzanti, delle manifestazioni euforizzanti. Perciò anche avere delle persone che ti stimolano nella presentazione è utile e fa sì che noi viviamo meglio, più ottimisti, più positivi e propositivi. Dunque, aiutiamo a contribuire a una società, diciamo, più accettabile. Allora, intanto, vediamo com'era la nostra amica prima, così vediamo il prima e il dopo, perché io me la sono un pochino dimenticata. Ecco, allora, qui la vediamo mentre entra da una parte, dall'altra, beh, evidentemente il risultato è il cambiamento c'è stato, cara Rosy. Assolutamente sì. Il fratello che l'hai scritta, sai come ha reagito? Sono arrivati i messaggi. È contento, ti manderà anche la zia, giusto? Tutta la famiglia ti manderà. Bene, allora, il dottor Gilardi, e quindi qui abbiamo chiamato in causa anche la nostra Rosy, mi ha fatto avere una serie di foto, perché qui ci rivolgiamo, se d'un bellezza interessa molto alle donne, lo sappiamo, piace molto al pubblico femminile, ma non solo. Ci sono alcune tematiche, dottore, lei lo sa bene anche Rosy, che invece stanno a cuore anche a volte soprattutto agli uomini, e quindi ci ha mandato delle immagini. Io vorrei commentarle con lei, così ci spiega che cosa vediamo. Per cui chiederei a William Capizzi in regia di mandarci la prima foto. Ecco, qui che cosa abbiamo? Abbiamo un signore che presenta la classica alopecia androgenetica, quella maschile, che ci consulta perché è andato un momento della sua vita, ha preso la decisione di consultare un tricologo, un dermatologo, per sapere se c'è la possibilità o meno di avere delle cure per rinfoltire questa alopecia. Le cure in questo momento non esistono dal punto di vista medicamentoso in questa situazione, c'è solo il trapianto se il paziente lo desidera. E questa è l'immagine di partenza più classica in un ufficio di dermatologia che si occupa di tricologia. Un'immagine semplice, di un caso semplice, che non deve però far dimenticare che la perdita dei capelli, sovente presa seriamente, è un'occasione per un'indagine di medicina internistica o di psicologia, psichiatria. Dunque è un'occasione, ripeto.
e spesso, prendendola seriamente, si depistano situazioni inaspettate. Cattiva alimentazione, malattie croniche non diagnosticate, disturbi del metabolismo e via dicendo. Dunque non bisogna banalizzare questo, pur non misconoscendo il fatto che il paziente legittimamente si occupa del suo look. Beh, certo, lo sappiamo, lo sa anche Rosy, che poi siamo tutti concentrati. Vediamo la seconda immagine. Rosy, puoi commentare anche tu. Ecco, qua cos'è? Questa è una situazione che fa abbastanza disperare anche il dermatologo, è l'alopecia areale, areata, a chiazze, spesso scatenata da uno stress psicologico in persone predisposte geneticamente a questo tipo di perdita. Scusi, di capelli. Può succedere anche alle donne? Sì, soprattutto alle donne. Soprattutto alle donne, e merita un approfondimento psicofisico importante. Credo che ho portato un'altra immagine. Vediamo. L'immagine successiva. Andiamo avanti. Se non erro, ecco, esattamente, nota questa calvizia generalizzata come quella di Yul Brynner o di l'arbitro Collina. Vero. È l'alopecia areata universale. Oggi abbiamo, ultimamente da 2 anni, anche le cure per 9 decimi di questi casi per rifar crescere i capelli. Che sembra un caso disperato. Anche se in realtà è accettabilissimo perché è meglio questo dell'altro, ecco, esatto, per intenderci. Esatto, al punto tale che se fosse maschio il caso precedente gli si consiglia di rasarsi totalmente, perché abbiamo precedenti interessanti dal Yul Brynner al Collina di turno, che fanno sì che socialmente è accettabile una posizione del genere a calciatori molto noti che si rasano quotidianamente. Però, dicevo, quella perdita dei capelli va valutata nelle sue ripercussioni psicologiche o nelle sue cause psicologiche, e va rivalutata anche nelle sue valenze metaboliche. Spesso abbiamo un problema di tiroide, di allergie che hanno giocato un ruolo scatenante. Ecco. Ne vediamo un'altra. Vediamo cosa ci propongono. Questa è diversa da quella di prima. E questa non deve trarci in inganno, è un'alopecia androgenetica, cioè dovuta a un'ipersensibilità agli ormoni maschili, per quello viene chiamata androgenetica, perché c'è la predisposizione genetica, perché in realtà qui è una micosi presa dal gatto. E dunque è un fungo preso dal gatto, e dunque bisogna fare molta attenzione che in questa situazione il capello si sfila facilmente dal cuoio capelluto e va analizzato, perché se non viene depistata a tempo questa alopecia. Invece qua si può intervenire? Assolutamente, riacquisire i capelli. Sì, ecco. Assolutamente. Se però è troppo tardivo l'intervento, c'è un effetto cicatrizzare del cuoio capelluto per il quale noi interveniamo eventualmente con un'escissione della cute restata cicatrizialmente alopecica, per ridurla, e poi facciamo dei trapianti ambulatoriamente fattibili senza problemi, con risultato perfetto. Beh, meno male, ci sono altre immagini. Per ora riusciamo a risolvere tutti i casi. Bisogna dire che l'alopecia, come io la porto in giro personalmente, oggi è quasi evitabile per chi lo desidera. Lei si vede che sta bene, giusto? La cosa non le desta problemi. Provenendo già da una famiglia di persone che avevano l'alopecia, non mi sono mai fatto questa preoccupazione. Però, e qui cosa vediamo? Vediamo una donna che ha l'alopecia, anche lei androgenetica. Sì. Questa si accentua generalmente nel periodo della menopausa, quando gli ormoni femminili vengono meno nella donna, ecco che può emergere questa predisposizione genetica alla ipersensibilità agli ormoni maschili, che anche la donna ha, che dopo menopausa diventano predominanti, e dunque noi lo curiamo con finasteride e minoxidil. Ecco, forse riusciamo, ce n'è ancora una? Io mi guardo attorno, non lo so. Le abbiamo viste tutte? Ecco, vediamo ancora questa, che siamo che in conclusione. I risultati con trapianti. Qui è un trapianto eseguito con successo. Alla stessa persona? Alla stessa persona, e con aggiunta di finasteride per via orale. Beh, quindi il consiglio comunque è quello di rivolgersi a uno specialista per i motivi che ci ha spiegato all'inizio. Rosy, è importante anche da parte vostra sempre, dare consigli giusti. Sempre mandare da un dermatologo. Il
parrucchiere può arrivare fino a un certo punto, però il parrucchiere può vedere prima quasi della persona stessa cosa ha e quindi mandare, perché oggi, e penso che Stefano un secondo vorrà dire, ci sono dei farmaci che anche nell'uomo possono aiutare a evitare. Esattamente, la finasteride, la calvizie, la finasteride e il minoxidil applicato localmente fanno quasi miracoli. Poi vorrei aggiungere, noi come dermatologi dobbiamo inviare a loro i pazienti in casi disperati, perché oggi ci sono di quelle parrucche di una qualità e ne parleremo, purtroppo siamo a fine puntata, i secondi stanno scorrendo, ne parleremo, è una promessa, a gennaio, quando poi riprenderemo dopo la pausa natalizia. Io voglio ringraziare il dottor Gilardi. Prego. Ringrazio nuovamente Rosy da Foncampisi. Domani in onda con voi torna con una puntata tutta dedicata agli amici animali, ma voglio segnalarvi domani alle 18 il primo appuntamento dedicato alle testimonianze delle persone affette da malattie genetiche rare. Domani cominceremo proprio raccontandovi la storia del piccolo Mattia. Buona serata, ciao.